Osare, osare, osare. Osare, osanna, osanna, osare, osanna, osanna, osare, osama. Osanna, osare, osam, osanna, Osiris, banda, osare, osama, osanna. Osaro, ossiris, osama. Osama, osare, bama, osare, osanna, osare, osare. Osare. Buongiorno. È eh, un grande onore per me essere qui in questo importante evento. Eh, perché faccio questa specie di sciocchezza all'inizio? Lo faccio per osare. Avrei potuto non rischiare, fare un incipit più tradizionale. Non fare questa specie di sciocchezza. Osare a volte <ride> implica fare qualche specie di sciocchezza. Ma allora usiamo la macchina del tempo, visto che oramai... Siamo nell'era in cui saremo alla vigilia di poter usare realmente la macchina del tempo. Torniamo indietro un attimo e ricominciamo, perché così sarà la vostra memoria sensoriale a decidere quale incipit si dimenticherà di più. Buongiorno, grande onore e gioia essere qui in questo importante evento. Cominciamo subito col dire che osare è la parola chiave nella vita che a sua volta, vita, è l'alternanza degli opposti. Noi viviamo perché cerchiamo di armonizzare l'odio e l'amore, la donna e l'uomo, il giorno e la notte. Osare porta ad armonizzare, a saltare questi opposti, il che è il risultato più augurabile e meraviglioso. Lo si fa grazie anche all'intuizione. Che cos'è l'intuizione? Lo vogliamo chiedere, ci risponderanno con la radice della parola. Perché intuisco no. Dimmi che cos'è l'intuizione? Beh, l'intuizione ha una definizione alchemica ben precisa: l'intuizione è immaginazione più forza di volontà, cioè io ho una visione, vedo qualche cosa che voglio raggiungere, ma ci metto tutta la mia forza per cercare di concretizzare, di plasmare questa visione. E questo, questo si chiama osare. Oltre all'immaginazione, lo si fa anche grazie alla follia sana alla follia quella che ha portato Albert Einstein a dire che l'immaginazione è più importante della conoscenza. Pensate che frase importante questa. Così oggi ho preferito in qualche modo leggere qualche mio pensiero, poesia, per contribuire con piccoli semi di una visione sentimentale. Visione sentimentale per me è la chiave ad oggi. Anche per come sta andando al mondo, come sta andando al mondo in questi ultimi tre anni. In una società dove economia e politica continuano a inanellare sovente sistematici e prevedibili fallimenti, dovuti a quella forma mentis un po' limitata dei settori, è imperativo l'avvento in questi settori stessi di fantasia, immaginazione visione umanistica. Sono elementi genetici importanti dei settori artistici e solo la compenetrazione di questi due settori, economia politica e visione artistica, potrà dare veramente una risposta a questa aridità, una sorta di aridità endemica del prossimo immediato futuro. Sull'invenzione della materia l'uomo ha raggiunto dei livelli oramai quasi saturi e quindi ecco che passiamo al virtuale. Ma stiamo attenti perché in qualche modo il rituale del virtuale può farci stallare, può correre il rischio di farci staccare dalla realtà armonica e di passare a quella sofisticazione che a volte diventa, diventa mistificazione. Quindi andiamo in qualche modo a evidenziare l'insoddisfazione per l'armonia naturale delle cose. Questo è il peccato originale ad oggi, è il nostro peccato originale contemporaneo. Allora, mi sembra in qualche modo di assistere come una pentola in ebollizione che ti attrae, ti avvince con questo suo continuo rumorio, con questo suo continuo magma, ma anche sonoro, però guai a berla, guai a bere quell'acqua bollente, può essere pericolosa, è quella che poi ci porta alle guerre, è quella che ci porta a sacrificare nel tempo esistenze eccellenti, partendo dalla figura di Cristo, arrivando a Gandhi, a Martin Luther King Jr. Ai fratelli Kennedy, a Izar Rabin e Benazir Bhutto, includo in questa catena di persone e straordinarie esistenze anche le figure di Pierpaolo Pasolini e John Lennon. Perché? Perché hanno parlato di armonia degli opposti, hanno parlato di pace, hanno combattuto questa equazione che oramai ci dicono che è ineluttabile: cioè la guerra, cioè la non convivenza fra colori, culture. E in qualche modo provenienze diverse. E allora io vi dico benvenuto, benvenuto vento del pulito amore, perché tra voglie e ricordi io ho troppo il mondo dentro di me, noi abbiamo troppo il mondo dentro di noi per poter quietare, noi dobbiamo osare, anche se ogni tanto mi piace indulgere a questo dolcissimo sentimento che si avverte nel perdere, come un tenero abbandono al fluire. E forse la dichiarazione probabile di non appartenenza a questi codici regnanti. Chissà, è il probabile comprendere che forse siamo arrivati per caso su questo mondo, ci siamo finalmente riconosciuti e abbiamo visto ogni tanto e riconosciuto l'inganno di un percorso che non è nostro. Con questo nostro desiderio vero visibile solo nello specchietto retrovisore del nostro viaggio. L'abbiamo superato quel desiderio, ci siamo obbligati a superarlo e questo non va bene, senza accorgersi forse che fermandoci a una stazione di servizio lo vediamo ripassare, lo vediamo sempre in quello specchietto retrovisore. Ma questo è gettare la spugna? Beh, non dobbiamo farlo, perché anzi questo forse è il saluto finale alla solitudine. È una pausa su quel cammino che forse intimamente non ci appartiene e che sta durando troppo, anche solo per comprare una confezione di finta e distratta felicità, prima di pagare alla cassa di quella stazione di servizio e uscire dalla stazione stessa, senza niente in tasca. E questo è osare. Vedete, molte volte io ripasso qui in un incrocio che sta vicino a questo edificio, vicino alla mia casa, come quando da giovane... Venivo qua, in questa scuola. E questi ricordi mi danno in qualche modo un aiuto dell'inconscio, un aiuto per arrivare a quell'allora che mi ha portato lontano, quell'allora che è così vicino qua, nello spazio e nel tempo. È sempre lì quell'allora, è sempre lì a farmi osare, puntuale nel dirmi che una radice si riforma, anche se non la strappi. O anche se invece la strappi con tutta la tua forza, anche se la terra intorno a te magari, chissà, non è più così buona come allora. È sempre lì puntuale a giustificare i tuoi impedimenti, ma reclama in cambio una visione e un percorso di concreta riuscita. E su che cosa si poggia questo percorso? Sulla dolcezza che risponde alla vita vera, a quella apparentemente impossibile vita vera. Sembra uno stridente gioco di equilibrismo, di convivenza tra ciò che sai che è reale e ciò che può esserlo in forma sublime. Se solo questo reale, asciutto, arido <coughs> e costretto dall'esterno venisse vinto dalle lacrime bagnate, lacrime bagnate di coraggio, di incoscienza, di una sana e matura anziana gioventù e di una giovane anzianità. Questo, amici miei, è osare, perché il tempo ti tratta in risposta alle rose che tu gli offri, seppur spinose e sanguinanti, perché hanno i petali ancor più rossi per la testimonianza che uscendo dalle vene ti indica la strada. È un rivolo rosso sulla neve, su questa neve che tanto qua ci è familiare. Preciso, denso, è un protagonista vivo che si staglia dalla purezza fredda, ti parla chiedendoti chi sei. Se hai ancora voglia di osare, è perché mai quella distesa candida ad oggi è imbrattata di diverso colore, rosso sangue. Allora, uno degli errori più grandi della vita che facciamo è quello di dire facciamo l'amore, chiave di tutto, anche nelle circostanze più meritevoli. Ma che vuoi mai fare? L'amore non si fa. L'amore si percepisce, poi si espande, non si è mai fatto l'amore e l'amore non si è mai fatto fare. Allora vengono strani pensieri quali meglio non mettere al mondo nessuno, ma aiutare chi già c'è senza averlo chiesto e lui bambino non sa se riuscirà a sopravvivere. Però dobbiamo osare, dobbiamo credere nella continuazione della vita, perché poi come è successo a Milano lo scorso 18 dicembre alle 11.44. E non solo a Milano, ma io ero lì, vedi la tazzina del caffè che comincia a tremare e avverti dieci secondi di terremoto. E allora capisci ancora di più che la vita è fatta di piccolissimi, meravigliosi, reali momenti. La vita è fatta soprattutto di fantasia, di immaginazione, è fatta di osare, di maestri antichi, di draghi, di agorà, di bellezza tutti elementi dignitosi che ti portano coraggio e forza. Questo è osare. La vita non è fatta invece nell'ascoltare gli influencer come oro colato, perché questo non è osare, questo si chiama l'abilità. Dobbiamo svegliarci per vivere un altro giorno, ma non solo per quello, ma piuttosto per vivere il tempo di una lunghissima giornata, che significa il tempo maturato e poi lasciato in eredità agli altri. A volte si amo e desidererei davvero non esserlo. Prenda della speranza. È tremenda questa speranza ogni tanto, è più stinata della morte, con i suoi alti e bassi che ti fanno invocare la tragedia addirittura, quasi per fermare quell'altalena sublime dell'anima che fermare tanto non si può. E tende le sue due corde all'interno dell'unica tenda del cuore, vuota nel suo trasudare al colmo. Questa è follia gioiosa, la follia gioiosa bisogna usarla fino alla fine, è lei la vera medicina, perché sa trasformare quelle due corde dell'altalena dell'anima in aste di meravigliose note che reggono un legno che suona di vento e respiro, di beatitudine e di mai più paura, mai più paura. Il pianeta dove le cose non importano più di tanto e dove si continua incoscientemente e ineluttabilmente ad osare sono i bambini che ce li insegnano. Tutto sommato il regalo più grande che tu puoi fare al cielo, a chi ti ha messo al mondo, è quello di far loro capire che percepisci ancora una speranza e che puoi continuare ad osare. Lo so, queste parole si perderanno nel vento, come milioni di parole di milioni di persone che nella storia sono state mosse da meravigliose intenzioni. Però ricorda, figlio mio, che un Dio non chiede che Dio vorrai. Gli basta sapere che credi per sempre da mai. Così, ammiraglio santo, portami dove anche i sogni divampano l'ardore e per il tempo che sai, nel ruvido vanto, prova a seguirmi tra meandri lisci da quando ti implorai impedisci il dolore e di punirmi. E allora dolce amore, dimmi che cosa ti accadrà se una volta ancora ti obbligheranno a amare, tu gridaglielo in faccia, non lo spiegare mai, che un umano è vivo soltanto se sa usare. Io mi chiamo Alberto Fortis, sono nato qui a Domodossola, mi hanno istruito qua in questo collegio. E ho portato la mia musica nel mondo perché ho subito il fascino, ho creduto nell'osare. Grazie.